Mi chiamo Nicolò, ho 20 anni, vengo dalla provincia di Venezia e sono stato ricoverato nella mia vita nell'Istituto Pio XII per 7-8 anni consecutivi, per un ricovero all'incirca di un mese nel periodo estivo. Io ho iniziato ad avere i miei primi sintomi di asma quando ero molto molto piccolo, si parla dell'età all'incirca dei 3 anni, in quell'età ho avuto appunto le mie prime difficoltà respiratorie. Il percorso Misurina mi è stato molto molto utile per più aspetti. Da un punto di vista fisico ho avuto un beneficio respiratorio proprio, dal punto di vista mentale perché acquisisci maggiore consapevolezza del tuo problema, come gestirlo, come conviverci, il margine di miglioramento che hai, che è molto importante. E poi è stato utile anche per una crescita personale, per tutto il contorno che si sviluppa poi al di là del problema dell'asma. Quindi il vivere una realtà comunque di convivenza con altre persone, con altri propri coetanei, è un'esperienza che comunque ti fa crescere, quindi è stata una triplice utilità. L'attacco d'asma è un momento molto difficile e soprattutto delicato, sia da vivere che soprattutto da gestire. E ovviamente è un momento in cui i tuoi polmoni non riescono a raggiungere ossigeno, comunque fanno molta fatica e quindi il corpo più sente che fa fatica, più in maniera affannosa cerca di acquisire ossigeno, quindi è uno stato anche d'angoscia. E in quel momento ti allarmi perché ovviamente senza ossigeno non vivi e quindi ti senti un po' anche sul punto di morire. Però, nel senso, basta con calma, mettersi in uno stato di calma, cercare di entrare in contatto con il proprio respiro e poi magari esiste il broncodilatatore, diciamo così. Esistono gli aerosol che possono, come dire, calmare lo stato di crisi asmatica per poi recuperare una respirazione normale. I miglioramenti erano evidenti. Quando tornavo a Misurina avevo proprio una respirazione quasi senza problemi. Più facevo ricoveri, più diciamo l'effetto di Misurina poi era maggiormente dilatato nel tempo, quindi ricopriva sempre più mesi. E sicuramente io se tornavo magari per fine estate o comunque metà estate, almeno per tutto l'inverno riuscivo a star bene a livello respiratorio senza problemi. Ai dottori e ai pediatri consiglio di rendere sempre più nota questa struttura che per fortuna abbiamo nel territorio italiano, di renderla più famosa, di poterla consigliare a sempre più persone, di conseguenza di aiutare una struttura che può dar tanto e che può aiutare moltissime persone.